possiamo tornare ai temi che abbiamo lasciato in sospeso, cari ascoltatori. Avevamo raccontato. Non mi ricordo neanche. No, ce n'era uno che avevamo detto che avremmo fatto lunedì scorso, sì. Non l'abbiamo fatto, sì. Cari ascoltatori del gruppo del Volo del Mattino. Mm-hmm. Dovete mandarci dei messaggi dove ci raccontate, o anche un numero che noi vi chiamiamo, adesso ormai vi chiamiamo anche. Quella sera dove tutto è andato in maniera perfetta. Perché la sera? Ah, bravo, così perché io penso sia, esatto. No. Allora, quel giorno, quella mattina. Il primo pomeriggio. Okay, quella volta dove magicamente gli astri nell'universo, l'energia, quello che vi pare, uh-huh. Tutto è andato. Io avevo fatto l'esempio di quella volta. Macchina Golf GT da Brescia, okay. Quattro ragazzi ignoranti, perché noi ignoranti eravamo, ignoranti siamo rimasti. Andiamo a Milano Marittima. Ricollochiamo nel tempo. Anni 90. Sì, io avrò avuto 20 anni. Non eri proprio loro, no, panettiere, okay. Panettiere. Fabio Bonetti, panettiere. Okay. Parte con altri tre amici, la macchina era piena di ormoni. Sapete quelle macchine che si vedono in giro il sabato sera? Andava e ci sono ormoni. Sti ragazzi schiacciati, tre seduti dietro e due davanti, che tu guardi dal finestrino e senti che viene fuori l'ormone, voglia di accoppiarsi. Sì. Ciao. 5 gorilla, quindi quattro ignoranti di sì. Brescia. Sì. Partono, Golf ovviamente. GT, figa, con le cose che pensano sotto lo specchietto. Arriviamo a Brescia, io cappello lungo, mio amico con gli stivali, siamo così. Vediamo sta cubiste bellissime al Milano Marittima, al Pineta. Una di queste va al bar e io dico: ragazzi, vado io a rappresentare il gruppo. Vado, convinto di prendere ovviamente il solito due di picche. E invece l'universo si sposta, Saturno, e così. Lei mi guarda e mi dice: sì, mi dà il numero di telefono. Torno con il numero di telefono, che era già una mezza trombata ai tempi. Il numero di telefono. Già fatta. Bello numero, no, figo, dai. Quindi un fisso, ovviamente. È il mio amico, ma sicuro che non vuole i soldi. Era così bella che il pensiero era. No, che il pensiero era. Sei sicuro che non vuoi i soldi? Io ho detto: in caso me li prestate, perché comunque io da qua non torno più indietro. Colletta. Niente, torniamo a Brescia, io bello gasato, la chiamo, mi dice: vieni, vado. Intanto la chiamo e risponde ma lei. Ma no, è lei, numero di casa, tra l'altro, quindi risponde la mamma, me la passa, vado, poi torno giù la Rolo Reggiolo, sì, quelle zone là, esatto. Facciamo l'amore. Facciamo l'amore, perché comunque poi certo. L'approccio era difficile in quanto panettiere, ma poi lì sull'operato lì poi viene fuori quello, il maschio, sì, di una ma volta. Chissà lei quante ne ha viste. Ma quei fighetti là con le sopracciglia di gabbiano. Ma ai tempi non c'era mai la sopracciglia. Io arrivavo proprio bresciano. Sì. Qua adesso anche proprio. Anche a Rolo Reggiolo. No. Anche a Rolo Reggiolo. Sì. Non c'è lenzuola profumate, lì c'è parete fredda. Vai, lì c'è. Va, che quella roba lì che rompi tutto. Ok, non si può più dire. No. Detto questo, la mattina mi sveglio e la mamma mi porta il caffè a letto. Io che venivo da una provincia, cioè vengo da Brescia, una famiglia normale, dico: è possibile sta roba qua? Cioè lei è una figlia della Madonna. Mi ha detto: magari. Gli volevo chiedere, ma magari mi ha fatto anche il pieno alla macchina, perché comunque mi sembrava troppo. E comunque è andata così. Ma quindi l'hai apprezzato il gesto del caffè? Perché io quello, sinceramente, non l'avrei tanto visto. Sì, però è bene, come quella volta che ho incontrato quella tedesca in Messico che mi ha detto: dividiamo la stanza. Io ho detto: qua adesso di notte entro dalla finestra al fidanzato Mirandello. Quindi ho dormito col marsupio arrotolato alla mano sotto il cuscino. Cioè quella fiducia che, siccome io nella vita avevo preso solo gli schiaffi, non mi fidavo di nessuno. Fatto e lei mi ha detto: sorry, do you wanna share the room? Una bionda così. Cioè, e, detto, cioè, e dentro di me dicevo: cazzo, questa vuole dividere la stanza con me, minchia, minimo. Poi mi ha detto, ha tirato fuori il rullino delle cose delle macchine fotografiche, sì. E c'aveva dentro la ganja, ecco. E mi ha detto: ci facciamo anche una. E io ho detto questa mi stordisce con la ganja. Adesso entra il fidanzato e invece no, mi mette la droga nel bicchiere. Io per due giorni ho fatto l'amore con lei, ho mangiato con lei sempre col sospetto che arrivasse il fidanzato. Quando proprio sei strutturato per il peggio, poi te la sei vissuta anche male. Male, okay. Perché tu sei strutturato che ti vogliono fottere e non vedi le cose belle. Vabbè, comunque questa è un'altra puntata, quella del Messico. Secondo te hanno capito che cosa ci devono dire? Sì, ci dovete dire quella sera che non ci avete creduto. In qualunque momento del giorno, non quella sera, quella volta. Ragazzi, sì, io saprei cosa dire agli uomini che mi ascoltano, ma è un po' volgare ed è una roba da spogliatoio. Ok? Dai, ragazzi, avete capito, dai. Quando torni a casa. Sì, avevi detto e non lo dicevi. 5 del mattino, in macchina da solo. Ti annusi i baffi. Quella roba che più non ci puoi credere.